Ho il piacere di intervistare per la prima volta per Mark e Vincent a Spasso col Sorriso un grande promoter calabrese. Voi lo conoscete tutti perché è lui che organizza i grandi eventi, i grandi concerti in Calabria, da Reggio Calabria, Soverato e in giro. Lui è Maurizio Senese, l'amico Maurizio Senese. Buonasera Maurizio. Grazie di essere venuti in questo grandissimo evento ormai che si ripete da tantissimi anni. Io ringrazio Gianluca Cura, che è il quinto anno di successivo che riusciamo a fare una bella cosa, un grande evento in questo stadio. Quando sono venuto la prima volta loro erano abituati a farlo in piazza, io l'ho convinto di farlo in uno stadio e oggi è diventato un evento storicizzato che la gente viene da tutta la Calabria, quindi lo aspettano. Questa sera c'è il grande Fabrizio Moro, dopo due eventi a pagamento, uno al Summer Arena e uno all'Altomonte. Finalmente adesso per tutti i calabresi ad ingresso libero, no? Quindi aspettiamo almeno una previsione di 10.000 spettatori che stanno arrivando da ogni parte della Calabria, quindi felicissimi i cittadini di Pianopoli, felice l'amministrazione, felice anche il promoter che evidentemente ha fatto un bel lavoro. Avete la grande cultura, come descrivi tu sempre su Facebook, imprenditoriale, no? Musicale. Parliamo della tua associazione che nasce a Catanzaro. Sì, la mia è un'impresa, non è un'associazione, io... Impresa. È proprio lì. Lo so che hai detto associazione, noi facciamo parte di un'associazione, allora mi lega sempre, mi porta sempre lì. No, ma finché l'associazione fa, diciamo, l'associazionismo, ben venga, perché diciamo, è una parte preziosa che dà un grosso contributo. Però ahimè ci sono tantissime altre associazioni che lo fanno per scopo di lucro e quindi io dico se uno vuole fare a scopo di lucro si fa un'impresa e fa il professionista. E quando io scrivo abbiamo la cultura di fare imprenditoria culturale, è proprio lì, perché noi in genere lavoriamo con il Summer Arena, è un grande progetto fatto con le nostre economie, con i nostri soldi, non è finanziata da nessun ente, quindi da lì possiamo dire che noi abbiamo la cultura imprenditoriale di fare cultura. E la cultura è proprio questa, di portare i grandi eventi in Calabria, di dare un contributo alla nostra regione attraverso la musica, creare promozione turistica, promozione commerciale e promozione culturale. Quindi quando queste cose si aggregano insieme vuol dire che noi calabresi sappiamo fare veramente tanto. Poi la musica è vita e la musica è anche terapia. E te lo dice uno che dedica il suo tempo alle persone ammalate. Noi abbiamo un'associazione di volontariato, no profit, lo voglio precisare, alla Lamezia, che si occupa di clown therapy. Si chiama Associazione Vola Volontà Lametì. Noi abbiamo i nostri volontari presenti tutto l'anno in ospedale, nelle case di cura, quindi, e gli portiamo anche la musica, quindi la musica è anche un'ottima terapia. Sì, la musica è una grande terapia, anche medica, come dici tu, e se fate questo è una parte del vostro orgoglio di questa associazione. Io dico che tutti quanti i calabresi dobbiamo dare il nostro contributo per rendere questa regione veramente grande, perché abbiamo tutte le possibilità, abbiamo tutti gli ingredienti di poterlo fare. Ormai l'esperimento furbesco è finito, quindi col tempo i professionisti sono sicuro che andranno avanti. Come io quando ho cominciato 25 anni fa non potevo mai pensare di arrivare a questi livelli, però devo dire che non è solo Maurizio Senese e l'SM Musica che è arrivato a questo punto, ma sono 80 professionisti che lavorano nella mia azienda, ognuno professionista di ogni settore, e tutti quanti insieme mandiamo avanti un progetto di portare la grande musica in Calabria. Continua così perché sei un grande, sei l'orgoglio calabrese e la Calabria ha bisogno di persone come te. Ricordiamo i grandi concerti qui in Calabria. 16 febbraio 2019, Emma Marrone a Reggio Calabria, al Pala Calafiore. E poi il 26 marzo, grande concerto, io lo amo, 50 anni di carriera, Claudio Baglioni. Questo è da non perdere, io sarò presente. Però la mia Annalisa qui, ti volevo fare una domanda. Lei è una fan di Laura Pausini. Certo. Quando la porterai? Quando la porterai, Maurizio? Diciamo che
hai toccato un punto un po' dolente, perché l'ultima volta che avevo cercato di portarle, ricordate quella triste serata, diciamo, proprio lì io ero l'organizzatore, quindi è successo qualcosa di imprevedibile che possa succedere, può succedere, diciamo, a tutti quelli che lavorano, perché purtroppo c'è quella disgrazia, ancora dobbiamo uscirne fuori, anche se sono passati 5 anni, però io spero che questa triste vicenda passi dalla mente almeno dell'artista e da noi tutti, dalla produzione e da noi tutti gli organizzatori, e possa raggiungere veramente al più presto la Calabria. Però siamo riusciti a portare in Calabria tantissimi eventi, quindi, e continuiamo a portarli, e sperando veramente che nessun grande artista possa scavalcare la Calabria, invece deve essere presente ovunque, nelle poche strutture che ci sono in Calabria. Quindi noi d'inverno ci trasferiamo a Reggio Calabria, a Pallacalafiori, proprio perché è l'unica struttura che può ospitare 7.000 spettatori e nulla. Dopo ricordiamo che negli ultimi 3 anni al Pallacalafiori di Reggio Calabria sono arrivati artisti come Biagio Antonacci, come Ligabue, come Alessandro Amoroso, che voglio dare una chicca alla vostra televisione, che ritornerà proprio a marzo. Questo è un esclusivo per Marco e Vincent, da spasso col sorriso. Sì, ritornerà, e quindi anche la data di Claudio Baglioni molto probabilmente sarà una doppia data, quindi non ce ne sarà solo il 26 ma anche il 27. Quindi la Calabria ha modo di poter partecipare a questi grossissimi eventi, grazie. E voglio dire l'ultima cosa, io visto e considerato che ho detto che non siamo finanziati da nessuno, noi ce l'abbiamo i finanziatori, li voglio sempre ringraziare in ogni intervista, che è il pubblico che paga il biglietto. Purtroppo anche biglietti esosi, molto, molto, molto dispendiosi economicamente, però senza di loro noi non saremmo nulla, quindi grazie a tutto il pubblico che ci segue in tutti i concerti, che è l'unico finanziatore della nostra azienda, della SM Musica. Complimenti Maurizio, grazie per averci concesso questa bellissima intervista, buona festa della Madonna Addolorata e buona musica. Buona musica a tutti e venite a trovarci a tutti i concerti nostri, grazie. Grazie.